Alessio Tacchinardi, 261 partite con la Juventus, una leggenda juventina qui a Ribera. Benvenuto a Ribera, una giornata, nonostante la pioggia, davvero splendida. No, una giornata splendida, eravamo un po' preoccupati per la pioggia, anche perché insomma arrivavo dalla Lombardia con la pioggia, mi sono ritrovato la pioggia anche stamattina, ho detto speriamo che migliori, invece è migliorato, stiamo facendo una giornata bellissima, di enorme passione, di enorme juventinità. E quindi insomma sono felice di essere qua, ma ogni volta che vado nel club, e anche qua l'hanno dimostrato, c'è veramente un amore, una passione per questa maglia, questi colori. Quindi io l'ho indossata per 11 anni, ero tifoso della Juve da ragazzino, quindi insomma è solo felicità per me essere qua. Una finale di Champions non giocata, ma eri presente. Cosa ricordi di quei momenti fantastici? Non l'ho giocata perché mi ero infortunato la settimana prima. Ma l'avrei sicuramente visto dalla panchina, anche perché in quella Champions League ho giocato tantissimo. Era il mio secondo anno a Juve, ma in quella Champions League ho giocato tantissimo, quindi è stata una bella emozione. Ricordi indelebili, perché insomma, spero che ritornino quei momenti incredibili, indescrivibili. Speriamo che la Juve ritorni ad alzare il prima possibile, perché se lo merita per la storia e soprattutto se lo merita per i tifosi. L'Inter ha vinto lo scudetto, ma Ranieri si è salvato un altro scudetto con il Cagliari. Sì, sono molto contento perché è una persona onesta, una persona preparata, una persona con grande passione per questo sport, se lo merita, ha fatto qualcosa di incredibile un paio di anni fa all'estero, ma Ranieri è un grandissimo, come quello, insomma, abbiamo festeggiato poco tempo fa anche la vittoria della Coppa Italia, che anche per il tifoso era una bella soddisfazione, visto dal girone di ritorno che ha fatto la Juve, che non è stata sicuramente all'altezza delle aspettative. Sono contento per la Juve, per la Coppa Italia, per i tifosi e soprattutto sicuramente per Ranieri. Si riparte con Vlahovic e Chiesa, tu hai detto che sono Sì, due grandi campioni, ma chi devono. aspetta l'allenatore? Abbiamo un Ma penso che alla fine arrivi Motta, che penso che abbia dimostrato a Bologna di fare un calcio propositivo, un calcio coraggioso, un calcio dinamico, un calcio intenso, un calcio verticale. Ha fatto qualcosa di incredibile con una discreta squadra, quindi insomma, mi auguro. È vero che la maglia della Juve ti mette grossa pressione, però io penso che il tifoso sappia che ci vorrà un po' di tempo, però la sensazione è che possa, insomma, la cosa importante penso che Giuntoli debba fare un grande lavoro e sia il momento giusto questo, perché è il primo anno magari di assestamento, di capire un po' chi è da Juve e chi non è da Juve, però l'anno prossimo Giuntoli deve metterci del suo. E penso che il suo sia di un direttore sportivo top e la Juve giustamente ha fatto bene a prenderlo, però adesso trovare i giocatori da Juve, giovani anche che possono crescere nel tempo, però con un'idea ben precisa, quindi la Juve deve tornare a vincere, speriamo il prima possibile. gli europei, l'Italia? La cosa bella degli europei Che ci che dei siamo. mondiali è che finalmente ci Ci siamo. siamo. Ma soprattutto che si riunisce, no? La gente nelle Bandiere. piazze, le bandiere, insomma, mi ricordo i mondiali, compagnia, che belle emozioni. Speriamo che faccia un bel mondiale. Spalletti per me è un grande allenatore, indipendentemente dal livello che ha la squadra, che magari non è altissimo, ma Spalletti ha dimostrato l'anno scorso con Napoli come un allenatore forte, un allenatore carismatico, un allenatore vincente, un allenatore coraggioso, riesca a tirar fuori di più anche. Insomma, Napoli quest'anno è arrivato a 40 passapunti dalla prima, quindi c'è un abisso, venendo solo un giocatore. Quindi l'allenatore oggi conta veramente tanto per una squadra. Quindi insomma, speriamo che Spalletti ci dia delle belle soddisfazioni. Va bene, ti ringraziamo. Grazie. Direttivo.